Buonasera a tutti. Io mi associo ovviamente ai ringraziamenti del Rettore, alla famiglia Boroli e alla Fondazione Boroli per aver reso possibile tutto questo. Oggi siamo alla prima tappa di un percorso che durerà 3 anni e che speriamo tutti sia un percorso avvincente e pieno di soddisfazioni. Devo dire che dall'interesse dimostrato per questa prima iniziativa le premesse sono delle migliori, insomma ora sta a noi non deluderle aspettative. Perché nasce Europeans? Europeans nasce dal bisogno che abbiamo avvertito sia qui in Bocconi sia parlando con la Fondazione Boroli di parlare di più di Europa e soprattutto di parlare di Europa in modo costruttivo. L'Europa per noi è e deve essere un valore, sicuramente è una costruzione complessa, piena di storture, piena di cose che non vanno, però bisogna cercare di migliorarla e di costruirla meglio, non di distruggerla o di accantonarla. È un valore perché, non dimentichiamoci, lo dico ovviamente agli studenti che sono numerosissimi in sala questa sera, siamo fra forse probabilmente le prime generazioni dopo tantissimi secoli che possono vivere sul suolo europeo senza guerre, e già questo basterebbe per considerare l'Europa un valore. È un valore che troppo spesso dimentichiamo in modo anche semplicistico. Ecco, su questo ci siamo trovati in perfetta sintonia con la Fondazione Boroli e su questo abbiamo deciso di intitolare queste giornate alla memoria di Achille Boroli, che, come già ricordava il Rettore, oltre ad essere stato un grande imprenditore, il grande imprenditore che tutti noi conosciamo, è stato, e questa sera lo ricordiamo soprattutto perché è stato, un grande europeista. Questo è uno dei punti focali della nostra iniziativa. L'altro punto focale è quello di mettere al centro gli studenti. Anche sotto questo profilo mi pare che le premesse siano molto buone. L'idea era di parlare di Europa agli studenti e con gli studenti. Agli studenti lo faremo stasera. Con gli studenti che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni annualità di Europeans è strutturata in due momenti principali: un seminario autunnale, che è quello di questa sera, un seminario rivolto agli studenti nostri, agli studenti della Bocconi, con un dialogo con i docenti della Bocconi, e poi in primavera una conferenza con ospiti, diciamo, con star di livello internazionale, ma una conferenza dove abbiano un ruolo da protagonisti anche gli studenti, perché noi di qui a questa primavera selezioneremo sulla base di una call che uscirà nei prossimi giorni, quindi mi raccomando monitorate il sito della Bocconi, selezioneremo uno studente laureando o laureato sul tema dedicato al Europeans di questo anno, quindi con tesi sull'unione bancaria, e questo studente avrà la possibilità di presentare la sua ricerca, di presentare un paper di fronte alla comunità bocconiana, di fronte alle star internazionali, e quindi insomma di essere davvero protagonista come testimone appunto di un'Europa da costruire, di un'Europa valore. A questo studente sarà dato anche un premio, cioè già questo è un premio, non di poco conto, ma poi ci sarà anche la possibilità di svolgere uno stage presso la rappresentanza della Commissione Europea, e poi ci sarà anche un premio in denaro che sarà anche volto a diciamo far fronte alle spese derivanti da questo stage. Vi dicevo, abbiamo scelto di parlare di Europa
per 3 anni, ma di farlo mettendo a fuoco in ogni singolo anno un tema specifico, perché parlare di Europa così in modo generico forse non ce n'è bisogno. E allora abbiamo detto: prendiamo 3 temi, uno per anno, temi di attualità, temi magari anche che possono all'apparenza sembrare molto tecnici, dei quali non si parla abbastanza, e cerchiamo di fare chiarezza su questi temi. Il primo tema è l'unione bancaria, e su questo tema sono riuscito a coinvolgere, con l'aiuto del rettore, 3 professori della Bocconi che vedete seduti alla mia destra, che sono veramente loro sì 3 star della materia, partendo dalla collega più vicina a me, Elena Carletti, che appunto è professore ordinario di finanza presso la nostra università, il professor Luigi Arturo Bianchi, che è ordinario di diritto commerciale presso la nostra università, e il professor Masciandaro, che è ordinario di economia politica e ricopre anche la CER Intesa San Paolo in regolazione dei mercati finanziari, penso, se ricordo a memoria, presso la nostra università. Io avrò il compito, passando ora quindi al tema del seminario, io avrò il compito di introdurre il tema dell'unione bancaria sotto il profilo, da giurista diciamo, sotto il profilo istituzionale e costituzionale. Noi ora cerco di recuperare le mie slide. Ecco, qualche slide. Ora, noi ci siamo vincolati a parlare per 15 minuti ciascuno, sperando di non sforare più di tanto, anzi impegnandoci a non sforare, per lasciare poi spazio anche ad un eventuale dibattito finale, che sarebbe molto, penso, interessante, anche se ovviamente, come voi potete capire, ci sarebbe da parlare per ore e ore. Siamo 2 giuristi, anche se di mondi completamente diversi, e 2 economisti, quindi l'obiettivo è quello di darvi una visione davvero a 360 gradi sul tema dell'unione bancaria europea. Vi dicevo, io vi parlerò dei profili istituzionali e costituzionali, ma per capire l'importanza dell'unione bancaria è necessario fare un passo indietro. Mario Draghi ha definito l'unione bancaria come la riforma più importante dopo l'introduzione dell'euro. Gli addetti ai lavori queste cose le hanno capite, ma solo gli addetti ai lavori, non c'è una percezione diffusa dell'importanza di questa riforma. E allora cerchiamo di capire perché è così importante. Vi dicevo, facciamo un passo indietro. Prima della crisi l'architettura finanziaria era prevalentemente incentrata sul livello nazionale, quindi la vigilanza, i meccanismi di resolution erano nazionali, tutti i safety nets erano nazionali. Il principio base del home country control era esplicitamente previsto da una direttiva europea del 1989, quindi l'Europa aveva già detto qualcosa, ma le regole erano regole a maglie molto molto larghe, e tutta l'architettura era incentrata sulla dimensione nazionale. Questa imperfezione nel processo di integrazione europea si è, direi, disvelata negli anni della crisi, economico-finanziaria, a partire dal 2007-2008, che cosa è successo? È successo che si è prepotentemente riaffacciato lo Stato sovrano. Perché? Perché durante la crisi gli Stati membri dell'Unione hanno posto in essere delle politiche cosiddette di ring fencing, cioè hanno innalzato degli steccati per paura di contagi attraverso le frontiere, no? Per paura che la crisi si potesse propagare tra un'istituzione bancaria e l'altra, tra uno Stato e l'altro. E questo ha messo in luce quanto forte era ancora il legame tra le banche e il sovrano, cioè tra le banche e gli Stati di appartenenza di quelle banche. Pensate,
insomma, gli stati hanno sostenuto le banche in crisi e le banche hanno acquistato debito pubblico ritenendolo sostanzialmente più sicuro rispetto a finanziare imprese. In Italia, se i dati che ho sono corretti, ma poi gli economisti eventualmente mi correggeranno, in Italia le banche hanno circa 400 miliardi di euro di debito pubblico su 1700 totali di debito pubblico circolante. Quindi è emerso con molta chiarezza come fosse necessario creare un sistema in grado di consentire la gestione indipendente delle crisi degli stati e delle crisi delle banche. Qual è stata la reazione a livello europeo? La reazione dal 2009 è stata quella di andare verso più integrazione attraverso più regolazione, e quindi dal 2009 in avanti abbiamo visto il fiorire di numerosissime norme nuove, regolamenti, direttive e quant'altro, che hanno sostanzialmente cambiato il volto degli assetti precedenti. L'unione bancaria, di cui ora parleremo, si pone al crocevia di valori e di interessi costituzionali in prospettive diverse, perché dalla prospettiva europea l'unione bancaria è un qualcosa che serve a realizzare compiutamente il mercato unico e quindi un obiettivo di carattere costituzionale per l'Europa. Dal punto di vista degli Stati membri, invece, l'unione bancaria rappresenta una cessione di sovranità, cioè l'unione bancaria vuol dire che gli Stati non saranno più in grado da soli di gestire crisi che possano avere un impatto sistemico sul Paese. Molto rapidamente, questo è il modello che abbiamo oggi. Il modello di regolazione bancaria e finanziaria vede due cerchi concentrici, un modello asimmetrico che vedete in parte riguarda l'intera Unione Europea, quindi l'Unione a 28 Stati, in parte riguarda solamente l'area euro che sappiamo comprende comunque 19 Stati, e in quest'area io ora non posso dilungarmi sui pur importantissimi aspetti che riguardano l'intera Unione Europea, ci focalizziamo invece sulla parte euro. E appunto, per quanto riguarda l'area euro, la grande riforma è stata proprio quella della realizzazione dell'unione bancaria. Come già vedete da questo grafico, l'unione bancaria è un qualcosa di composito e di complesso, e cerchiamo di capire più nel dettaglio perché. Ci sono due o tre pilastri, io ne ho messi tre, alcuni commentatori ne mettono due, insomma, comunque diciamo tre, alcuni quattro, insomma, comunque io direi almeno tre pilastri sui quali si regge l'unione bancaria. Uno è il Single Supervisory Mechanism, cioè il fatto di spostare a livello europeo la vigilanza sulle banche. Sul Single Supervisory Mechanism mi soffermerò dopo, perché è l'unico dei tre pilastri che attualmente è completamente o quasi completamente a regime, e poi il professor Bianchi ci spiegherà nel dettaglio quanto è stato doloroso portare a regime questo meccanismo di vigilanza unico. Il secondo pilastro è il Single Resolution Mechanism, che prevede delle regole comuni per le banche in dissesto, cioè l'obiettivo è quello di non lasciare più agli Stati membri la gestione delle crisi bancarie, ma di portare questa gestione a livello europeo, e ovviamente questo SRM è ancora in fase di implementazione, e il successo concreto dell'SRM dipenderà dai soldi a disposizione, cioè dal fondo. Cioè, ci sarà un fondo dedicato per i salvataggi, per la gestione delle crisi bancarie, e questo fondo partirà con dei comparti, o meglio sta partendo con dei comparti nazionali, e entro i primi 8 anni arriverà ad essere un fondo invece completamente gestito a livello europeo, senza distinzioni, diciamo, di comparto fra i diversi stati membri. Il terzo pilastro
è quello del sistema di garanzia dei depositi. Voi sapete che già adesso c'è un sistema di garanzia dei depositi fino a 100.000 euro. Questo è stato imposto da una direttiva europea fino dal 1994, ma è gestito a livello nazionale. L'obiettivo è quello di portare questo sistema di garanzia a livello invece europeo, però possiamo per il momento tralasciarlo, perché l'attuazione è prevista, se ricordo bene, per il 2025, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Invece non abbiamo più tempo per parlare del sistema di vigilanza, perché il sistema di vigilanza è entrato in vigore e abbiamo visto che ha prodotto non pochi terremoti nel sistema bancario italiano e anche in altri sistemi bancari. Il regolamento sul single supervisory mechanism presenta numerosi aspetti problematici. Io posso solo elencarli perché sono già molto lungo con i tempi. Diciamo che sotto il profilo che interessa a me, quindi sotto il profilo del diritto pubblico, è stata estremamente complessa la procedura di adozione, perché gli Stati membri si sono comportati in modo diverso nei confronti dell'adozione di questo regolamento. In particolare la Germania ha invocato il Lissabon Urteil, cioè quella decisione del Tribunale Costituzionale tedesco che di fatto limita la possibilità di cedere competenze e quindi quote di sovranità a livello comunitario, e ha chiesto addirittura un voto del Bundestag e del Bundesrat a maggioranza qualificata prima dell'adozione del regolamento sull'SSM. Altri stati, devo dire, hanno mostrato molta minore attenzione e hanno approvato in fase ascendente le bozze di regolamento SSM, forse senza rendersi fino in fondo conto di quello che questo poi avrebbe comportato per la sovranità nazionale. L'altro punto che a me interessa in modo particolare riguarda la natura giuridica di questo nuovo meccanismo di vigilanza. Cosa vuol dire un meccanismo? Non si sa, nel senso che è una rete di autorità, ma anche la Guide to Banking Supervision che ha rilasciato la BCE l'anno scorso dice l'SSM è composto da Banca Centrale Europea e Banche Centrali Nazionali, ma non ha una personalità giuridica e non si capisce bene quali siano i meccanismi, i rapporti tra le diverse istituzioni. Di fondo c'è un criterio, il criterio previsto dall'articolo 6, che è quello di distinguere tra banche significative e banche meno significative, cioè le banche più importanti in sostanza, che sono 123 banche, quindi un numero relativamente contenuto, però queste 123 banche rappresentano più dell'80% degli attivi bancari europei e queste sono totalmente spostate sotto la vigilanza europea. Le rimanenti circa 3.500 banche, che sono quelle meno significative, continuano ad essere in prima battuta controllate dalle autorità nazionali, però con un indiretto controllo da parte della Banca Centrale Europea, che può comunque esercitare una vigilanza, diciamo così, di seconda istanza. Questa rete quindi è una rete che coopera, ma è una cooperazione fortemente asimmetrica, perché la Banca Centrale Europea è in una posizione di netta prevalenza sulle autorità nazionali. È stato molto discusso e molto problematico la scelta di BCE come soggetto al quale attribuire la nuova vigilanza. C'era chi proponeva l'EBA, c'era chi proponeva di istituire una nuova autorità. Alla fine, per una serie di motivi che ora non riesco a riassumere in poche parole, si è scelta la BCE. E questo però pone non pochi problemi, e penso che ce ne parlerà poi il professor Masciandaro, perché la Banca Centrale Europea adesso si trova a svolgere due funzioni molto vicine ma molto lontane, cioè la funzione di politica monetaria e la funzione di supervisione bancaria. E allora molti si sono chiesti: bisogna in qualche modo separare, creare dei Chinese walls, cioè far sì che all'interno della BCE chi si occupa di politica monetaria non si occupi di supervisione bancaria? E la risposta che è stata data, non so se corretta o no, qualche dubbio io lo avrei, comunque è stata sì, ed è stato costituito un supervisore
Supervisory Board, cioè un organo nuovo, non previsto dai trattati, all'interno della BCE, sul quale ci sono non pochi dubbi di legittimità, dal punto di vista proprio, direi, costituzionale. Si è trovato il modo di metterci una pezza facendo sì che il Supervisory Board non possa approvare in via definitiva gli atti, ma possa solo presentare dei draft che poi formalmente sono approvati con una strana procedura di silenzio assenso da parte del Governing Council. Però di fatto c'è un nuovo organo che si occupa di vigilanza bancaria e che fa solo quello. Organo che però crea non pochi problemi, in quanto per la maggior parte è composto da rappresentanti delle banche centrali degli Stati membri, e quindi questo potrà dare, e forse in alcuni casi ha già dato, dei problemi concreti di funzionamento. Questo, ripeto, penso che lo tratterà il professor Masciandaro, così come un altro problema che io non posso ora trattare, che è quello di che tipo di indipendenza deve avere la BCE quando fa politica monetaria, che tipo di indipendenza deve avere la BCE quando fa supervisione e che tipo di accountability deve avere la BCE. Chiaramente è molto diverso immaginare un modello come quello della Bundesbank o un modello come quello della Banca d'Italia o della BCE in conformazione attuale. Problemi che non hanno per ora risposte, perché forse è ancora troppo presto per dare delle risposte compiute. Negli ultimi tre minuti vi segnalo ancora alcuni aspetti sui quali dovremo studiare nei prossimi anni. Un primo aspetto molto delicato è quello dei rapporti tra la BCE e le autorità nazionali. Sicuramente io penso che l'Unione Bancaria dimostri una volta per tutte come il principio del federalismo esecutivo sia entrato in crisi, cioè il principio in base al quale l'Unione Europea non svolge, i suoi organi non svolgono direttamente funzioni amministrative. Qui noi abbiamo la BCE che fa e come funzioni amministrative, a volte da sola. Noi abbiamo i due estremi, o la BCE che si muove da sola, o le autorità nazionali che si muovono da sole, o tutta una serie di collaborazioni tra la BCE e le banche centrali. Un punto di grande novità che, ripeto, dovrà sicuramente attirare la nostra attenzione nei prossimi anni, è questa possibilità della BCE di applicare lei direttamente il diritto nazionale. Cioè il regolamento prevede che la BCE possa interpretare ed applicare le leggi interne di applicazione o recepimento del diritto europeo, e per quello che ne so questa è una novità assoluta. Di solito era sempre stato il contrario, cioè si chiedeva agli ordinamenti nazionali di interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto europeo. Qui invece addirittura abbiamo un soggetto europeo che se serve dà applicazione alle leggi nazionali, con una serie di problemi, perché poi la Corte di Giustizia eventualmente sarà chiamata a giudicare su leggi che appartengono a ordinamenti diversi, quindi è sicuramente un aspetto molto problematico. E allora, per chiudere, c'è un problema di sovranità, e io chiaramente da pubblicista mi pongo questa domanda, i colleghi se ne porranno, vedrete, di diverse. Beh, c'è e come un problema di sovranità. Le banche sono da sempre strettamente legate alla sovranità, ma pensate a quello che è successo nel 400, nel 500, pensate ai Medici che sostanzialmente prendono il governo di Firenze per non far fallire la propria banca, pensate a Jacob Fugger che di fatto condiziona l'elezione di Carlo V al Sacro Romano Impero. Io da genovese potrei portare anche degli esempi della mia terra, ma nella storia c'è sempre stato un legame molto forte tra banche e sovranità. La domanda da farsi oggi però qual è? Gli stati membri di oggi sono pronti a cedere questa sovranità? È sicuramente indispensabile, lo hanno detto tutti i commentatori, lo hanno detto tutti gli attori europei, è indispensabile per la sopravvivenza delle istituzioni, dell'Unione Europea stessa, è indispensabile una cessione di sovranità di questo tipo. Bisogna vedere però quali saranno i contraccolpi sugli stati nazionali. Il cambio è un cambio epocale, perché il controllo delle banche è sempre stato uno strumento indispensabile
indiretto di politica economica nelle mani degli stati. Si va verso una più perfetta unione? Beh, è molto probabile. L'unione bancaria, ed è il motivo per cui noi abbiamo scelto questo tema, va molto al di là della sua dimensione tecnica. Probabilmente l'unione bancaria è il primo passo verso un'unione politica, soprattutto io penso quando andrà a regime il Single Resolution Mechanism, e quindi quando ci sarà davvero un fondo a livello europeo di dimensioni consistenti, è verosimile che si andrà verso un bilancio federale. Se si andrà verso un bilancio federale, e quindi verso un'unione fiscale, servirà una maggiore legittimazione, servirà un maggiore controllo democratico. Quindi non so quanto tempo ci vorrà e quali saranno gli ostacoli su questo cammino, ma mi pare chiaro che l'unione bancaria vada nella direzione e sia un primo mattone fondamentale verso l'unione politica europea. Quando ci si arriverà, non si porrà neanche più un problema di sovranità. Nel mentre, chiaramente bisogna chiedersi se è accettabile o no la cessione di sovranità, e come ho scritto nelle ultime righe, effettivamente tutto questo pone dei problemi sotto il profilo della democraticità, sotto il profilo della legalità e sotto il profilo della giustiziabilità. A mio parere la strada migliore è quella di rafforzare il principio di legalità in attesa che si compia quello di cui parlavamo un attimo fa. La giustiziabilità è molto difficile, che le banche sono poco litigiose e normalmente, e comunque i tempi per ottenere un eventuale giudizio da parte di un giudice europeo nazionale sono troppo lunghi rispetto ai tempi che richiede il mercato. Quindi probabilmente l'unica strada che può dare dei buoni risultati è quella del rafforzamento del principio di legalità, consentendo un controllo ex ante sulle cessioni che gli stati membri sono chiamati a fare nei confronti della dimensione europea. Vi ringrazio.